Allora, possiamo spiegare ai nostri telespettatori questo problema che è stato segnalato, sta uscendo fuori dell'acqua abbastanza scura. Allora, certo. Signor Cannamolla, Piero Cannamolla, area tecnica del porto, che sta succedendo? Sì, vabbè, ma che l'acqua esce scura è normale, è quello che succede ad ogni dragaggio, perché ovviamente viene tirata via la sabbia, ci sono anche le alghe, tutto ciò che rimane sul fondo. La sabbia ovviamente poi nell'arco di 2-3 giorni si ossida e ritorna al colore normale che è quello per abito, ma quella della nostra sabbia. È la normalità, è quello che succede anche in spiaggia quando andiamo a fare la buca, magari diciamo un po' andiamo a scuotere la sabbia e l'acqua e si crea quella schiuma, ma è la normalità perché comunque sono i migliori tutto ciò che rimane nella sabbia. La preoccupazione è che dal porto sotto naturalmente c'è un po' di tutto, petrolio. Assolutamente no. Si tratta di sabbia che è arrivata tramite le correnti marine che si è depositata all'imboccatura del porto, perché i lavori li stanno facendo all'imboccatura, non all'interno del porto, è visibile, è controllabile, si vede dalla spiaggia. Quindi è della sabbia che è arrivata con le mareggiate invernali, questa sabbia viene spostata. Ovviamente la sabbia, la ripeto, quando si sposta, poi gli ossi la ritorna nuovamente dorata come era prima, perché non c'è nient'altro che sabbia. Microorganismi, alghe, tutto quello che man mano si deposita. Quindi possiamo dire ai cittadini e a coloro che vanno in spiaggia che non c'è pericolo. Possiamo stare tranquilli, è un piccolo disagio che durerà qualche giorno ma che servirà comunque a rendere la navigazione più sicura, perché il problema più grosso è quello della sicurezza della navigazione. E forse anche a far ingrandire la spiaggia? Anche, oltretutto la sabbia non viene depositata direttamente sull'arenile come usualmente si vede, viene depositata in mare, arriva piano piano con le correnti e quando arriva comunque già diciamo che è trattata, ma non è che è trattata, cioè la sabbia si depura, si pulisce e ritorna al suo colore normale, originale. È ovvio che in questo momento diciamo è un disagio che può durare qualche giorno, quei 2-3 giorni diciamo delle lavorazioni. Benissimo, grazie Pietro Cannamolla. Grazie mille, grazie a voi.